Dario, dico bene? Eccolo. Ci dica, segretario. Ma niente. Questa mattina l'ufficio centrale elettorale alle 11.15 ha provveduto all'esame della documentazione elettorale e ha provveduto alla proclamazione del candidato sindaco di Città d'Eletto e quindi è sindaco del Comune di Varese dalle 11.20 di oggi 21. Complimenti. Grazie, un grandissimo onore rappresentare da quest'oggi la città di Varese, una grande emozione. Sono contento che ci sia proprio anche in questo momento una grandissima partecipazione di alcuni cittadini, un segno del fatto che questa istituzione deve essere effettivamente un'istituzione di tutti i cittadini, e l'ho detto anche questa mattina dopo la proclamazione di insediamento, io ho la grandissima ambizione di far ritornare protagonisti i varesini, soprattutto quel 50% di varesini che domenica non ha votato, e per fare questo il Comune di Varese deve ritornare appunto a essere il più possibile presente nei quartieri, nelle vie, e dare risposte concrete ai cittadini. Quindi un grazie di cuore ovviamente al sindaco uscente Fontana e soprattutto ai tanti varesini che sono andati al voto domenica scorsa, e una grandissima motivazione personale. Effettivamente ero appena messo piede in comune, ero estremamente emozionato, perché rappresentare la città dove sono cresciuto, dove sono nato, è veramente un'emozione incredibile. Da questo pomeriggio, insomma, appena terminata questa cerimonia di insediamento, con i dirigenti del comune ci metteremo al lavoro per pianificare il lavoro dei prossimi 5 anni. L'obiettivo è veramente quello di far ripartire Varese, farla diventare una grande città, perché la città di Varese merita tutto questo. Un ringraziamento particolare ovviamente alla famiglia, ai 2 splendidi bambini e a mia moglie, che saranno coloro che ovviamente subiranno un pochino questo mio tempo che dedicherò prevalentemente alla città e ai varesini, ma lo faccio veramente con grande onore e con questa responsabilità che mi farà veramente apprezzare ancora di più di essere varesino, e spero che ci sia la collaborazione di tutti i varesini nell'aiutarci ad amministrare al meglio questa città. Io l'ho detto in questi mesi, l'amministrazione dei prossimi anni dovrà avere una costante partecipazione dei varesini in tutte le scelte, dalle più semplici alle più complesse. Quindi grazie ancora di cuore e grazie a tutti per veramente quello che farete da oggi ai prossimi anni, e un ringraziamento particolare ai dipendenti del comune. Stamattina con il sindaco Fontana abbiamo ringraziato i dipendenti che si sono occupati dello svolgimento delle elezioni di domenica. Questo ringraziamento deve essere trasferito a tutti i dipendenti, perché senza l'attiva partecipazione e collaborazione dei dipendenti la macchina comunale non è in grado di incidere. Siccome noi vogliamo incidere per il bene dei varesini, ci aspettiamo tanto dei dipendenti comunali, e quindi iniziamo questa bella avventura insieme, nella consapevolezza appunto che sempre si può migliorare con la collaborazione di tutti. Grazie ancora.